Scoop dell'ultimo minuto, amici miei, Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli si separano dopo 25 anni insieme. Io non ci volevo credere, ma ci sto per credere. Ma ecco nel dettaglio cosa sta succedendo alla coppia. Prima di proseguire, sigla. Amici di Gossip News, ben ritrovati, io sono Nate e questa è una nuovissima pillola di gossip. Dagospia, la testata diretta da Roberto D'Agostino, ha riportato la notizia della fine del matrimonio tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli. Sì, avete sentito bene, la coppia, che ha tre figli, vi ricordo, avrebbe deciso di allontanarsi, ma mantenendo stima e affetto reciproco, che già è tanta roba. Secondo il portale Dagospia, appunto, i due ex coniugi hanno trascorso le vacanze di Pasqua insieme al mare, ma hanno ormai preso la decisione di separarsi senza accuse reciproche in tribunale. Diciamo che si lasciano, ma nel migliore dei modi possibili, un po' come Totti e Blasi, uguale, vabbè. Al momento né Bonolis né la Bruganel hanno commentato l'indiscrezione, tuttavia secondo Dagospia la comunicazione ufficiale della loro rottura sarà fornita in quel di Verissimo da Silvietta Toffanin nel weekend, o sabato o domenica. In realtà sembra che Sonia abbia confermato la questione relativa alla fine della storia con Bonolis tramite un post dei suoi cript, diciamo, su Instagram, pubblicato poco dopo lo scoop di Dagospia. Non si tratta di una news improvvisa, ovviamente, infatti da mesi Sonia Bruganelli rilascia un po' dichiarazioni ambigue circa il suo matrimonio, non è mai molto chiara, è molto criptica come vi ho detto prima, sebbene abbia sempre affermato di avere una infinita stima per il marito conduttore. Ha anche usato parole che hanno lasciato trapelare che la love story non navigava in buonissime acque. Vi ricordo che anche la Pina diceva che aveva molta stima di Fantozzi. Comunque, vabbè, non c'entra poco. Inoltre la vicenda raccontata dalla produttrice televisiva Sonia sulla scelta di abitare in case separate nella capitale ha fatto molto rumore, vi ricordate, no? Ne hanno parlato tutti, io stesso feci un video a suo tempo. Tuttavia, come spiegato da Bonolis in diversi frangenti, la coppia aveva semplicemente acquistato un appartamento adiacente a quello in cui già abitava a Roma per godere di maggiore spazio. Sarà vero? Sarà falso? Sarà una minchiata oppure no? Comunque, raga, in ogni caso, non fa mai piacere vedere una coppia che si lascia, ovviamente. E mi dispiace, mi fa piacere semplicemente solo per il fatto che si lasciano in buoni rapporti, però, raga, io ho sperato fino all'ultimo che fosse una bufala, però qualcosa mi dice che questa volta è vera. Va bene, raga, questo è lo scoop di fine giornata. Fatemi sapere qui sotto nei commenti che cosa ne pensate, se vi dispiace un po' che questa love story immensa finisca, o se non ve ne può fregare di meno. Per il resto sapete, mettete like, cliccate, condividete, scampanellate. Ci vediamo al prossimo video. Ciao bedazzi.